un centro di alta specializzazione che nascerà in provincia di Palermo, ma che non sarà soltanto per i siciliani o per le regioni del Mezzogiorno d'Italia. Si apre ai paesi bagnati dal Mediterraneo. Questo è lo sforzo che abbiamo compiuto, l'Università di Pittsburgh da una parte, il governo della regione siciliana dall'altro, con un progetto realizzato dall'architetto Renzo Piano. Speriamo nella prossima primavera di poter finalmente aprire il cantiere e, una volta realizzata la struttura, contiamo di porre fine o di ridurre tantissimo i cosiddetti viaggi della speranza. Chi ha bisogno di farsi curare, chi ha bisogno di trapianti, chi ha bisogno di interventi importanti e complessi non deve più affrontare il calvario per andare fuori dalla Sicilia. E questo è l'obiettivo. Quello di ISMET 2 è un progetto strategico, lo è per il sistema sanitario della Sicilia, ma mi sento di dire che lo è per il sistema sanitario di tutta l'Italia, perché unisce per la prima volta in Europa la ricerca, la sperimentazione e l'applicazione clinica di ciò che viene studiato dai ricercatori. È un intervento economico importante, chiamerà in Sicilia una parte importante della comunità scientifica del mondo. Contemporaneamente partono in Italia due grandi interventi, uno a Milano, uno nel sud in Sicilia. Questa volta tra il nord e il sud la sfida è davvero a chi fa meglio. Questi 25 anni abbiamo veramente imparato quanto sia interessante lavorare in Sicilia, quali siano le opportunità di crescita in questa regione, sia nel campo della cura della salute che della ricerca. L'unione del nuovo ISME che è stato presentato oggi e del centro di ricerca rappresenterà un enorme impulso non solo per espandere e migliorare la cura della salute per i pazienti siciliani e non solo, ma anche per generare nuove scoperte scientifiche che si possono tradurre in prodotti che hanno un valore clinico e commerciale. Quindi anche dal punto di vista dell'impatto economico che questo cluster di ISMET e RIMED insieme avrà sulla Sicilia sarà veramente impressionante.